dire no alla chiusura dell'ippodromo Federico Caprilli di Livorno. Siamo qua sul Viale Italia, davanti all'ingresso principale. Ci sono i van, ci sono le persone. Non vogliamo che l'ippodromo chiuda. Non può chiudere 120 anni di storia di Livorno. Non può chiudere l'unico posto che fa 8.000 persone a sera, che aggrega dai bambini in carrozzina agli anziani di 90 anni. No, no, no. 8.000 persone in una sera normale, 11.000 per la Coppa del Mare, l'ippodromo aperto tutte le sere. Il sindaco ci deve dare delle risposte, ci deve dire la verità. Noi abbiamo le proposte, siamo pronti a lavorare e a costruire per la nostra città, ma il sindaco ce ne deve dare la possibilità. Questo è il nostro slogan: palloncini colorati, coriandoli, copertini, striscioni colorati. Questo è la nostra civiltà, la stiamo portando in piazza e vogliamo essere ascoltati. Io voglio che il sindaco scenda e che ci dica la verità. Tutto qua. Mi chiamo Nicole Fenzi, sono una appassionata, non sono nient'altro che questo, e sono di Livorno e mi sono stufata di vedere Livorno perdere ogni anno qualcosa, un pezzo della sua storia. Venite, se non riuscite ad essere qui adesso, vi aspettiamo in comune intorno alle ore 12 per continuare la manifestazione insieme. Grazie.